tutti ragazzi, altra partitozza Modern Combat 5 e siamo pronti per scendere in battaglia con l'arma di livello 2 della classe Geniere. Stiamo parlando della Mess N e sono andato a impostare anche come torretta la torretta d'assalto. Allora ragazzi, la torretta stordente probabilmente andremo a provare prima o poi, anche se sinceramente non mi è mai piaciuta più di tanto. Andremo a utilizzare la torretta d'assalto che sono riuscito a potenziarla al massimo della sua potenza, al potenziamento MK3. Quindi andremo a utilizzare anche la mina adesiva. Andiamo a vedere in battaglia cosa riusciamo a combinare. Chiaramente queste armi, ragazzi, che ho appena sbloccato sono tutte armi ancora fra virgolette primitive, nel senso che non hanno nessun potenziamento, a parte la torretta che vi ho appena fatto vedere, che siamo riusciti a potenziare al massimo grazie a dei progetti che abbiamo vinto nell'ultimo spacchettamento. E però per quanto riguarda le armi, purtroppo abbiamo qualche progetto qua e là, ma non sono ancora efficaci come dovrebbero essere. Ok, siamo sulle strade, pronti a partire, e andiamo a piazzare subito qua la torretta in giro per vedere cosa riusciamo. Oh, di fronte a noi, oh mamma mia, mancava pochissimo per ammazzarlo. Cacchio, potevo piazzarla lì la torretta della verità. Ok, facciamo così, piazziamola qui e la potenziamo anche subito, la facciamo evolvere, poi piazziamo una mina da queste parti e vediamo cosa riusciamo a fare con quest'arma. Camperiamo un attimino qua, vediamo se c'è qualcuno che... Attenzione. Ma no dai, non mi va di camperare. Andiamo in giro, anche perché vorrei utilizzare anche quest'arma. Ok, allora mirino abbastanza decente, anche se faccio fatica io di solito con i mirini originali. Attenzione ragazzi, nemico sopra di noi, nemico sopra di noi. Non l'abbiamo ammazzato noi purtroppo. Attenzione, ci sparano, ci sparano. Oh oh, la granata. La granata ci ha distrutto anche la torretta. Bastardo. Dove sei finito? Siamo comunque riusciti a scamparci. Attenzione, granata. Raccogliamo l'arma. Eccolo che ci mette al tappeto. Eccolo che ci mette al tappeto con una Sabre S2. Arma potentissima tra l'altro, anche se di livello 1 è veramente cazzuta quest'arma ragazzi. Torretta piazzata. Uccisione, uccisione. Ci hanno distrutto la torretta mi sa, E noi ne piazziamo un'altra, anche se la partita ormai sta per terminare purtroppo. Distrutta la torretta. Uccisione. Torretta piazzata. No, la granata no, la granata no. Dai che lo ammazziamo all'ultimo momento. Uccisione, 50-42. Mancavano 30 secondi alla fine di questo match. Andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Beh, direi che ci siamo comportati comunque abbastanza bene, direi, con quest'arma. Vediamo cosa abbiamo combinato. Abbiamo fatto 3 uccisioni, soltanto 2 morti. Bene, dai. Allora, adesso ci andiamo a sparare un'altra partita e spero che sia una partita sulla stessa mappa. Ok, andiamo a scegliere. Ah, però anche i canali non sarebbe male. Però tutti vogliono andare sulle strade, ragazzi. Ok, si va sulle strade. E che dire, andremo a piazzare sicuramente la torretta. Devo decidere dove piazzarla, a dire la verità. E anche nella parte della piazzetta, diciamo, iniziale non sarebbe male. Anche qui non è male, anche se però passano poche persone. Dipende, ci sono delle partite che sono tutte in questa zona, altre partite che qui non ci passa nessuno in una partita completa. Comunque noi la piazziamo qui come prima torretta, dai. Piazziamo qui e poi andremo a mettere una mina
Esattamente qua. Ok. Poi controlliamo l'accesso da questa parte. Anche se qui... Ok. Facciamo una cosa, andiamo via di qua ragazzi, che non mi va di camperare. Ci sparano. Oh oh, granata. Granata SLS3. Dai, andate da quelle parti dove c'è la mia torretta pronta ad assistervi, ragazzi. La facciamo evolvere, visto che abbiamo altre unità. Qua non passa nessuno, Spariamo per farci vedere dal radar. Vediamo se arriva qualcuno. Ma non credo. Sono tutti propensi a combattere in questa zona al momento. Piazziamo la torretta, veloce, veloce. Ce l'ha distrutta. Abbiamo piazzata nel punto sbagliato perché la vedevano tutti. Io speravo sparasse subito un colpo. Attenzione ragazzi. Mina piazzata. Uccisione esplosiva. La mina ha fatto il suo dovere. Ok. Controlliamo da queste parti come siamo messi. No! Ce l'abbiamo fatta, colpo alla testa, ci sparano da dietro però con una Hulk 13. Con la pistola arriva. La piazziamo qui, ragazzi. E mettiamo una mina da queste parti. Ehi, quanti colpi ti servono a te per morire? Uccisione esplosiva. Bombardiere dei nostri. Bene, 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 che facciamo un po' di pulizia qua. Facciamo evolvere la torretta. Andiamo a raccogliere quest'arma che ci servono unità. Uccisione! La nostra torretta ha fatto il suo dovere, ragazzi. Altra uccisione, ragazzi. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, cambiamo posizione alla torretta, ragazzi. Questa volta la piazziamo qui. No! Ce l'ha distrutta! Ed è arrivato anche ad ammazzarci. Ok, ok, va bene. Attenzione.
colpo alla testa, baby. Ce l'hanno distrutta, ragazzi. No, per pochissimo. 46 a 39. Comunque 6-6 siamo al momento, eh. Attenzione, ci sparano, ragazzi. Ci sparano, ci sparano. Partita completata. Non è andata come volevo, però vediamo se siamo riusciti a fare almeno 7-7. Non sono riuscito a capire se siamo riusciti a fare l'ultima uccisione o ci hanno fregato all'ultimo momento. Siamo sul podio comunque, abbiamo fatto 6 uccisioni, siamo morti 7 volte, ragazzi, purtroppo. Però dai, come primo approccio con l'arma di livello 2 ancora non potenziata e soprattutto con la nuova torretta, direi che siamo andati abbastanza bene. Concludiamo qui questa partitozza, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, spolliciate se vi è piaciuto il video. E alla prossima. Ciao a tutti. Complimenti. Hai terminato.